Giorno 7, l'ultimo della seconda settimana. Hey, sup, Rin dude? It's finally time. Ai I feel ai ai. rather jittery. Let's hurry up and kick them clowns to the curb, yo. Oh, Kanon messaged me, by the way. Sentiamo. What did she say? Susukichi's gonna be wandering the city today. Che novità! But stay out of trouble, for now. What's that supposed to mean? Che combatteremo tutti insieme? Unless one of them ends up in a sticky situation, that's when they send backup. Kinda like when we first met Beat. So don't try to be a hero. As soon as you find Susukichi, let me know. I'll do whatever I can to keep Tsugumi at bay. Lo sapevo. Shiba should sound the alarm once I've engaged her, so be on the lookout. That'll be your cue to take down Susukichi, and come help us with Tsugumi. Secondo me vi fa fuori. Beauties and I aren't tough enough to beat her on our own. Esatto. But at least we can stop her from rendezvousing with a big guy. So let's get you in the first place and out of this game. See you soon, Twisters. Heart emoji. Well, heart emoji. Yeah, let's just skip on over. What if we're so simple? Okay, here we go. Welcome to the final day. Okay. The higher they climb, the harder they fall. The greater your spoil shall be. Time to bring the Ruin Bringers leader out of hiding. Can't wait to get a good look at their ugly mug, yo. I, for one, can wait. stay with us, boss. Huh? It's from Motoi. That's surprising. Is he okay? Ehi Rindo, mi spiace averti ingannato per il piano fuggire dal gioco da solo, ma se hai visto il mio piano è andato in fumo. That being said, I don't intend to go down without a fight. Eh, ma va. Brother, don't know when to quit. Like Fuya before me, I shall face the Ruin Bringers head on. Best of luck, Rindo. Pure. Oltre il danno la beffa proprio. Begins to thirst. Have a sip of water first. Che frasi di merda poi. Fanno schifo. Kinda wish you'd just stay out of it. He's not exactly helping. Esatto. New calamity approaches. Seriously, stay with us, boss. Let's go look for Motoi first. Esatto, incasinerà tutto. Let me just reply to him real quick. Hey, Motoi. We're looking for the Ruin Bringers too. Well, what'd you tell him? To hold off on getting into any fights. Here's hoping he listens. Come no? Oh? Hey, ciao! Still can't believe she helped us out. Never thought she was the selfless type. Am I supposed to thank her or something? Vai! Vai, Rindo! You working? Nope. Oh. So just... hanging out? You know... I'm not a Reaper anymore. Oh! What? You mean that I got kicked out? Yeah. Buongiorno! To being a regular old player, like you. Had nothing better to do, so I came to say hi. Anyway, later, loser. Fermala, idiota! Esatto! How the hell did she get kicked out? And anche perché quando l'ha fatto Beat è stato molto peggio buttarsi fuori. Non è stato così semplice. Però finalmente siamo di nuovo a Takeshita Street, una di quelle zone che vorrei visitare davvero. Una missione a Shibuya Steam e una Shibuya Ikarie. Allora, facciamo le cose un attimo con calma. Vediamo tutti i negozi che ci sono in zona. Ma tu vendi qualcosa di utile o mi vendi solo le spille che ho già? Vediamo la vecchia se c'è qualcosa di buono. Il vestito da ninja non me lo aspettavo. Potenziamento PV per Fret. E la madonna. Beat, però io adesso ti faccio un altro regalo. Becca di questo. Anche se ti servono altri 5 punti stile. Però forse riusciamo a farteli avere. A te Nagi te ne servono 40. E a te ancora uno, quindi andiamo a mangiare. Vediamo se il negozio di pancake ha qualcosa per lo stile. Hanno questi che c'hanno tutto stile, benissimo. Abbiamo ottenuto una spilla nuova, c'era una volta un sogno ed è un R1. Vediamo che cosa fa. Ah, è una bomba, ok. Burca miseria, che grossa l'esplosione.
Vediamo, speriamo che qualcuno si becca un bonus. Sto per spendere, quanto? 4100 yen. Speriamo che qualcuno si becca qualcosa. No, è andata male. Però abbiamo portato Rindo a 162 di stile, il che permette finalmente di ottenere questo. Ok, Tokyo Plaza, che era una delle parti che volevo visitare perché volevo vedere se abbiamo abbastanza soldi per questo negozio. 9 secondi, 14 volte e non si evolve. Però finalmente una spilla tocco rapido elettrico. 785 mi sembra un po' poco. Però sinergia oscura però, aspetta. Questa potrebbe essere buona per Nagi adesso. E sinergia folgorante, il che potrebbe essere buono per Fred se prendiamo anche questa. Perfetto, livello 2 e ci ha dato un orologio. Riattivazione rapida. Ah, buono, buono, questo è buono. Allora, la spilla elettrica, complimenti, grandissima spilla. Ma mi sento più tranquillo con la spilla che ci cura al momento. Al momento questa spilla qua copre un'ottima area, ha più danno e ci cura. Ed eccoci a Micho Street, dove probabilmente... strano. Mi aspettavo qualcuno pronto a fermarci io. Allora, non è proprio andato come pensavo però. Non avete capito il messaggio? Ah, la stanno attaccando. Lasciatemi in pace. Ma quella non è... Lady Shoka che combatte quella che pare un'ardua battaglia. Non potrà mai farcela da sola contro tutti quei rumori. E poi, perché un demone combatte contro i rumori? In realtà... State indietro, maledetti! Ehi! Ehi! Ehi, sono un attimo occupata. Indietro! Che cosa? Ci pensiamo noi ai rumori. All your asses is grass. Si unisce al gruppo e salgo di livello tra poco, quindi... We've got this in the bag. Allora, iniziamo... Follow me, yo! Yeah, copy that! Eliminandoci degli orsetti gommosi e dei lupacchiotti fastidiosi. Perfetto. Vai, 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 uccidilo, che il lupo è veramente fastidioso come nemico. Neanche un danno. O forse sì, forse tipo lo 0,1%. Vediamo. 0%. 0. Si unirà oggi o si unirà domani? You all right? Yeah, thanks. But why would the noise assault their master? Actually, about that. You know something we don't? She's not a reaper anymore. For real? Yeah. For real. For real. So, do you got some place to go? Duh. If there's one thing Shibuya's got, it's places to go. That's not what I meant. You said you got kicked out of the Reapers. It's because you tried to help us, wasn't it? I mean, basically. But, like, can you blame me? The game's no, not fun hai fatto benissimo. And it's hardly a game when there's no point in playing. No matter how long the players manage to survive, they still end up getting erased. Sure seems that way. But despite all that, you've done pretty well. You're tougher than the rest. Oh? And it'd be a shame if you got a race like all the others. Sono una tsundere, va bene? Wouldn't it be fun if they actually won? And here we are. So yeah, later losers. Shoko, wait. Esatto, aspetta. Unisciti a noi. We owe her for helping and us. And she's not a reaper anymore, she's just right? a player like This us game now. Isn't meant to be played alone. And she was alone. Good enough to become she's a reaper. She's gotta be stronger than most. Cat got your tongue or what? Hey, do you wanna join us? Like Yay! Our team? Nuovo giocatore. Sorry, what? I just feel like we need as many allies as we can get. E poi potresti tornare in vita. You can't be serious. E invece sì. I don't think your pals would take too kindly to that. Beh, sono io il capo, quindi vaffanculo tutti. No, it's cool with me. You scratched our backs, so we ought to do the same. Lo sapevo che avrebbe detto così. Plus, deciding anything on his own is a miracle. So I say we roll. Adding a second ex-reaper to our ranks is an attractive proposition indeed. Esatto.
I'm down, long as she don't betray us too, yo. Oh no. We won't force you to join. E se succede, cazzo? Perché hai detto quella roba, Beat? No, mi è già partito. Look, nel cervello. It's not that I don't want to. Però non dovrei. Ok, fine. I'll throw you dummies a bone. Here, that's my account. Got it. What? Thank you. Hang on, just got a message. It's Motoy again, and another pick. Okay, let's find him before he does something we Esatto, e non guardare neanche l'immagine, per favore, non ho voglia di guardarlo. Why bother with him? Because we need to make sure he lies low for now. But why? Because today's the day we take down the Ruinbringers. And we don't want him getting in the way. Gotcha. Bravo. Anyway, let's move. Still gotta find Suzukichi too. Wait. Yeah? I just wanted to say thanks. Oh. Si mettono insieme loro due. It means a lot to me. Well, good. È palese. Anyway, let's go. Right. Oh, che puccina che è lei. Senza via di uscita, lancia un'onda d'urto ad ampio raggio verso il bersaglio, causa danni pesanti che ritrova in mezzo. Caricalo al massimo per attivare il nemico. Oh, il killer remix, il 300%. Premi il tasto cerchio quando il groove è al 300%. La tua squadra scatenerà un nemico, un assalto psichico devastante conosciuto come killer remix. Usa la levetta sinistra per prendere di mira i nemici, poi prendi il tasto cerchio. Allora, dove potrebbe essere Motoy? Beh, c'era una foto insieme all'ultima poesia. Questo posto l'abbiamo già visto. Un classico di Motoy, eh? Complica sempre le cose. Sì, è Dogenzaka. Là che è perché disperarsi anche occhi hanno bisogno di lavarsi. What? Ma che cavolo dovrebbe significare? Vi do un consiglio, cioè non cercate di trovarci significati profondi. Dai, vediamo di trovare il posto dove si è scattato questo selfie. Anche se non è un selfie, però vabbè. Swallow. Non mi arrenderò senza combattere. Complimenti, Rindo. Allora, sciocchina, sciocca. Non hai nessun oggetto addosso e le tue statistiche fanno pena. Oh Gesù, dobbiamo ricominciare da capo anche con lei ora. Però prima di avanzare... Oh, eccoci qua, finalmente. Porca puttana. Oh, che bello. Abbiamo solo 4 punti dei social network e al momento tutto quello che mi si arriva l'abbiamo preso. Quindi sono a posto. Tu c'hai l'R1, che non sarebbe una cattiva idea. Sarei quasi tentato di spostare questo a lei e dare a Beat il compito di sparare insieme a Fret. O questa qui di ghiaccio o quella elettrica che abbiamo appena preso, se la trovassi. Eccola qua. Questa ci vogliono 9 secondi, questa ce ne vogliono 10. Quella di ghiaccio fa nettamente più danni e potrebbe congelare un nemico. Ok, per il momento penso che sia il meglio che posso darti, Shoka, perché anche perché più di metterti a bloccare i nemici con il, come si chiama, con il tornado di polvere, in questo momento non so veramente cosa darti. Eccoti qua, maialino. Che tipo di maiale sarà? Secondo me è di nuovo uno di quelli specifici. Che posa è però, Shoka? Una posa un po' più cattiva da combattimento non c'era? Oh no, è di nuovo quello che devo... Proviamoci. Let's go. Bello. Mi è piaciuto. Come mosse. Figa. Cazzo, se è figa. Lancia Cupido. Ah, una nuova spilla quadrato. Ed è una super spilla. Ah, è un tocco di suono che rimbalza fra i nemici. E non si evolve, ci vogliono 10 secondi. Non è granché, però si potrebbe essere utile. Allora, l'aggiunta anche solo di un personaggio in più e la possibilità di utilizzare lo stesso tasto per due attacchi diversi ha già cambiato tutto. Cioè, un personaggio in più vuol dire già un danno in più e la possibilità di concatenare le cose è diventata... Suzukichi lo sfondiamo a calci nel culo sta settimana. E rigenerazione, ripristina leggermente la grande quantità di PF.
Questa la prendiamo. Livello 5, cliente fedele. E con questo invece è una carica di fuoco. Adamantite, oriarco e dilatone. Al momento non ci serve, però lo teniamo da parte. Mi dispiace sempre per l'ultimo arrivato, perché non ho mai niente di utile da dargli, perché alla fine li do già agli altri personaggi. Però penso che questo sia il meglio che posso darti ad ora. Per questo però ci serve un 222 ed è al momento tantissimo. Fret potrebbe diventare effettivamente il nostro healer. Allora, demone, cosa vuoi per farmi passare? Oh. Ho una missione per voi, ragazzi. E dovete portarla a termine per passare. Allora, sbrigati e sputa il rospo. Qualcuno non sta nella pelle. Vincete 3 incontri contro rumori di questo tipo. Le rane? Ok. D'accordo. Dai, togliamocela di mezzo subito. Perché penso che... Ah, ok, no, le ha fatte spawnare. Stavo pensando, ok, perché pensavo che sarà difficile trovarne 3. Vi faccio vedere come funziona la squadra con un elemento in più, perché è cambiato tutto, veramente. Cioè, già il combattimento è nettamente migliorato. Madonna mia. Abbiamo veramente un ottimo giro d'attacco ora. E lasciate in pace Shoka, che è appena arrivata. Ecco fatto. Madonna mia. L'unione fra Fret e Beat, che fanno così, è veramente ottima ora. Che poi io ho messo 2 attacchi proiettili, volendo aumentare il nostro damage output. Potremmo anche mettere 2 spade. Potremmo mettere 2 spade. Comunque il concetto di questa build al momento è fantastico. Abbiamo l'arena di terra che si attiva, blocca i nemici e poi smitragliata di colpi. E a una certa si buttano 2 con la spada, a tagliuzzare tutti, veramente, concettualmente, quello che stiamo facendo è una figata assurda. Cioè, guarda, arena di terra, sparo, così iniziamo già a coprire un'ottima area di attacco dei nemici. E poi attacco mirato sui suddetti. Rimaniamo senza più energia, però piano piano ritorniamo ad avere tutti i carichi. Il 300% con sta build lo raggiungiamo in maniera ottimale. Ottimale, veramente. Esplosione nella notte, però non ho visto che cosa fa. L'ho ottenuta anche prima. 3 cancellati, giusto? Sì. Corriamo a dirlo al demone, su su. Vediamo che cosa fa. Porca miseria, è una bomba enorme. Speriamo di far salire Shoka di statistiche il prima possibile. Ben okay. Fatto, siete liberi di passare. Grazie, sbrighiamoci, dai. Ricalco. Benissimo. E siamo alla Tower Records. Allora, siccome il gioco ce l'ha chiesto, noi dovremmo andare a Shibuya Stream e Ikarie. L'obiettivo si trova a Dogenzaka al momento, quindi tanto vale. Andiamo all'incrocio, andiamo a Shibuya e poi a Shibuya Stream. E vediamo un po' che cosa gli piace alla nostra nuova amica. Col cellulare, ma ti prego. Ti voglio già bene. Questa è la tua massima espressione di felicità, Shoka. Questa mi sa che gli fa schifo. Voi invece continuate con un po' di stile. Qua c'è da lavorare un po', Shoka. C'è da lavorare un pochino, tesoro. Periodo natalizio. Abbiamo appena ottenuto una spilla con la neve e i fiorellini rossi. Bella. E... quasi vuoto. Peccato, ci speravo. Ed eccoci a Shibuya Ikarie. Un messaggio? Vediamo. Quel tipo sta trasmettendo proprio adesso. Buongiorno a voi, signore e signori. Witch e Twister sono vicini a Shibuya Ikarie. Chissà quale folle missione affronteranno oggi. Aspetta, sta parlando di noi. Avanti, giovani, non state fermi. Il pubblico vi si annoierà a morte così. Oh, really? Che ne dici di chiudere il becco? Oh, Shoka, che ci fai tu qui? Questo non è importante adesso. Mi sembra molto più strano vederti fare la telecronaca del tuo giorno libero.
Aspetta, davvero? Cavolo! So bilanciare benissimo lavoro e vita privata, grazie. Quando ho il giorno libero mi rilasso facendo la telecronaca da un bar. Non che abbia molto altro da fare in ogni caso. Vuol dire che sei sempre lì a guardarci in tempo reale. Inquietante. Ehi, non fare così adesso. La telecronaca è tutta la mia vita. Non sarei niente senza questo lavoro. Non pensi che ti stai un po' sottovalutando? No, sono un fallito, sul serio. Scusatemi se vi ho dato fastidio. Andrò a cercare un bidone della spazzatura per buttarmici dentro. Passo e chiudo. Wow. Cioè, mi sa che quel tipo ha qualche problema serio. Ma non mi dire. E se le aiutassimo il nostro amico a trovare un nuovo hobby? Oh, buona idea, Beat. Invero, i passatempi danno colore e modalità monocromatica dalla quotidianità. Suggerisco di assecondare l'idea del nobile Beat. Ha detto che si trova in un bar vicino a Shibuya Karie, giusto? Deve essere il Kyoto Suites, Shibuya East. Andiamo a fargli una visita. Per me va bene. Sul serio? Social network è stato aggiornato il demone telecronista. Va bene, che cosa ci sblocchi, demone telecronista? Viaggio sonico super. Il potenziamento groove ricevuto quando usi il viaggio sonico di Beat. Eccoci qua, è qui, vero? In teoria, dovrebbe essere seduto in un posto con vista sulla strada. Forse potrei fare la telecronaca di come lo zucchero si scioglie nel mio tè. Eccolo lì. Ehi, signor demone. Oh, capito, siete qui per ridere di me, vero? No, amico, non è così. Volevamo chiederti se hai mai pensato di trovare un nuovo hobby. Se ci stiamo prendendo troppa confidenza, però diccelo pure. Parliamoci chiaro, tutti pensano che come telecronista fai pena, giusto? Ho pensato che forse potevi provare qualcos'altro, io. State cercando di essere gentili con me? Perché non vi sta riuscendo per niente bene. Anche se non avete tutti i torti. In effetti sono abbastanza demotivato ultimamente. Ma dai. Ok, Rindo, diamo qualche consiglio al nostro amico. Potremmo farlo, ma chi è meglio che lo faccia? Allora, aspetta. Shoka sicuramente lo conosce in quanto ex demone ormai. Nagi a livello di hobby di sicuro ne ha. Ma Fred secondo me è quello che potrebbe parlare col cuore più aperto. Però essendo demoni penso che punterò su Shoka. Cioè penso che sia l'unica che può dirgli effettivamente meglio qualcosa. Ehi Shoka, perché non provi a parlare con lui? What? Cosa? Perché io? Beh, penso che tu conosca questo tipo meglio di noi, no? Senti, io non ho problemi con voi, va bene? Non mi interessa niente da che parte stai. Che fortuna. Sul serio, non abbiamo tempo per queste cose. E dai, Shokina, rilassati. Siamo in questo casino insieme, cerchiamo di darci una mano. Ok, non sai fare nient'altro che il telecronista, e allora? Devi per forza essere così brusca? Aspetta, te lo dico meglio. Tu ami il tuo lavoro. C'è chi farebbe di tutto per essere al tuo posto. Oh! Certo, il fatto che non smetti mai di fare la telecronaca fa un po' strano. Oh! Ma tu pensala in questo modo. Che importanza ha se sai fare solo il telecronista quando sei il migliore di tutti? Hai ragione, fare la telecronaca del mio giorno libero è un mio diritto e un mio privilegio. Grazie Witch Twister, è ora di tornare al lavoro. Accepicchia gente, date un'occhiata a quel demone laggiù. Wow, cosa? Non importa. Bel lavoro cattina, adesso muoviamoci. Alla fine se l'è cavata abbastanza bene. Porca troia, abbastanza bene. 5 punti amicizia e un demone. È tutto che felice. Tu hai qualcosa di nuovo o fai solo schifo, Ryoji? Una spilla da 500.000. Aura espiratrice, che cos'è? Tieni premuto il tasto per rallentare lo scorrere del tempo. Ma guarda. Allora, sicuramente sei un truffatore. Però l'ultra istinto potrebbe non essere male. Ci penseremo. Andiamo a Shibuya Stream invece. È la prima volta che ci entriamo in maniera libera e soprattutto... Eccola qui la missione. Ah, sono loro due. E giustamente l'avevamo visto che si sbloccava oggi questo nodo qui. Allora, abbiamo due ristoranti. Niente più, niente meno. Però abbiamo un negozio che fa bevande e uno che fa nachos. Hola, signores. Più o meno, Itaco. E in giro c'è anche il rumore maiale di oggi. Eccolo là, infatti. Combattiamo anche contro il maiale. Eccolo qua, quale maiale sarà? Oh no. Cacchio. Non ho un elemento psico. Cavolo. Abbiamo questa che non abbiamo mai provato. Give me chance. Ecco, fatto, maiale andato. E altro maiale schiacciato. Vediamo cosa abbiamo ottenuto, qualcosa di utile. 10.000 yen. Vabbè,
meglio di nulla. Vediamo se possiamo fare un'ordinazione. Perfetto, andata. E Beat si becca un bonus, come al solito. Stanno diventando dei treni sti due assoluti. Vediamo i due innamoratini qua di cosa hanno bisogno. Ormai ho deciso, Itsuki. Parto, punto e basta. Ma mi spieghi che ti ha preso? Andare all'estero è una cosa grossa. Vuoi mollare così il tuo lavoro da modella? Beh, sì, per un po' non voglio più farlo. E poi ora voglio dedicarmi ad altre cose. E soprattutto è incredibile come tu te ne sia dimenticato. Eh? Di che parli? Non ho dimenticato niente, vero? Col cavolo che ti aiuta a ricordarlo, cretino. Ah, giovani innamorati, la loro passione è ammirevole. Perché non lo aiuti, Fred? Il nostro amico qui sembra proprio nei guai. Non so se voglio immischiarmi in qualsiasi cosa sia, ma una piccola scansione non guasta. Che cosa si è dimenticato? Ti sei già scordato, vorrei che mi parlasse. Dopo la fatica che ho fatto per convincere la mia famiglia e il mio manager, lui se l'ha dimenticato, non ci voglio credere. Sono così arrabbiata che non riesco nemmeno a parlargli. Tutto questo è assurdo, è stato Itsuki a chiedermi di andare con lui a studiare all'estero. Cos'è, pensa che non faccia sul serio con la danza o con lui? Tu invece? Non ci credo, ha deciso tutto all'improvviso senza neanche parlarmi. Ma poi cosa andrebbe a studiare? Moda, lingue straniere? È già un asso in entrambe le cose? Dovresti ricordare, ciccio. Ah, quindi è chiaro che si amano tantissimo. Se non vado errata, lui è il tale che ha perso il portafoglio l'altro giorno. Ah, l'aveva detto qualcosa riguardo l'anello, vero? Sicuro lo voleva regalare a lei. Allora cosa vuoi fare? Beh, aiutiamolo, dai, in onore dei vecchi tempi. Devo solo fargli ricordare che è stato lui il primo a dirle che doveva andare a studiare all'estero. Devo concentrarmi sull'idea di loro che studiano danza altrove. All'oltreoceano, però, va bene. Allora, ce la facciamo, Fred? È stato facile. Ecco qua, facile. È Super Mario. Ricordo. Vediamo. Vabbè, aspetta che tanto mi sblocca anche l'altro. Se voglio meritare l'amore di Onoka devo diventare un ballerino migliore. Proprio per questo ho deciso di studiare all'estero. Sono sorpreso che Onoka abbia appena reso bene il fatto che vada a studiare all'estero. Forse perché le ho chiesto di venire con me. Un po' è stato come se le avessi chiesto di sposarmi. Vabbè. Oh cacchio, adesso ricordo. Sono un idiota, sono io che ti ho consigliato di andare a studiare all'estero. Era ora che te lo ricordassi. Scusa Onoka, ma allora dove andrai a... Studierò nella tua stessa scuola. Aspetta, puoi entrare solo se passi il provino. Infatti, si dà il caso che l'abbia fatto l'altro giorno e che siamo stati tutti entusiasti. Incredibile, anzi tu sei incredibile. Lo dico da sempre che hai un talento nella danza. Beh, è anche merito dei tuoi insegnamenti. Wow, sono gasatissimo. Dai, andiamo subito ad allenarci un po'. Ma io non voglio allenarmi, sciocco. Ehi, aspetta un attimo. Oggi dovevamo andare a fare shopping ad Harajuku. E che palle. Ah, mi sembra un bel lieto fine. Yo, torniamo a noi, dai. Sì, signore. Ottimo, è stato facile. 5 punti amicizia. Onoka è dei nostri. E soprattutto possiamo sbloccarla. Facile, facile. Tanto tutto ciò che ci può aumentare il beat drop a me va benissimo. Quindi adesso abbiamo l'incrocio Beat Fret e Rindo Fret. Non so dove, non so quando, ma sicuramente sbloccheremo anche l'incrocio Nagi Shoka e forse Shoka Beat, ma non ci giurerei. E con questo tutte le missioni di oggi sono andate, quindi possiamo andare a Dogenzaka. E ovviamente la strada è chiusa. Che novità. Allora, che cosa vuoi per farmi passare? Volete passare, eh? Allora tornate vestiti di gatto nero dalla testa ai piedi. Basta soltanto uno di voi. Una passeggiata. Dai, andiamo al centro 4, lì c'è un negozio. Agli ordini. Mi aspettavo un commento del demone, però vabbè. Ecco fatto. Why not? Ok, possiamo andare. Per essere più gatto nero di così bisogna fare le fusa. Dai, andiamo dal demone, yo. Eccomi. Che stile impeccabile. Okay. Significa che siete liberi di passare. Anche se è un po' come se aveste barato con Shoka in squadra. Non è un problema mio. La prossima volta devo scegliere un brand diverso. Fa come credi, a noi non cambia niente. Oh beh, buona fortuna con il resto della giornata. Si può sapere perché ci stai ancora incoraggiando? Ma che? È contro la legge essere amichevoli. Lascia perdere, ci si becca. Esatto, ho sbuffato anch'io. L'antico segreto delle piramidi.
Una bomba a tempo ai piedi del nemico. Ed eccoci arrivati dove si trova Motoi. Forse. Eccolo qua, infatti. Perfetto, lo stomaco si è svuotato, così possiamo andare a mangiare dal Don. Vediamo se anche a Shoka piace la triade. Secondo me piace a tutti la triade ed è... non le dispiace. Puntiamo magari a un bonus che non abbiamo ottenuto. Va bene, va bene. Ci vorrà tempo. Ci vorrà tempo come ce n'è voluto anche per Beat, purtroppo. Allora, Motoi, hai combinato casino? Secondo me, sì. Motoi. Oh, Rindo. Come facevi a sapere dov'ero? Bello, ci hai mandato una foto da qui. Ah, sì? Immagino di sì. Beh, questo significa che assisterete al mio duello con i Ruinbreakers. Certa gente impara solo con le cattive. Tu! Sei venuto a vendicarti perché ho smascherato il tuo tradimento. Blah, come se volessi perdere tempo con te. Sono loro che ti stavano cercando, non io. Oh, e per cosa? Ascolta, sarò sincero. Vorremmo che tu aspettassi a combattere contro i Ruinbreakers fino a quando lo faremo noi. Ok, certo, Verstarden. Quindi come posso esservi d'aiuto? Aiuto? Nessuno ti ha chiesto aiuto, razza di bugiardo. Allora permettetemi di farvi un'offerta ufficiale. Come detto ieri, non ho nessuna voglia di essere cancellato, ma non era mia intenzione ingannarvi oggi. Ma sapevo che sareste venuti di corsa se avessi detto di voler attaccare i Ruinbreakers. Quindi l'ho fatto e voilà, eccovi qua. In altre parole, per espiare le colpe delle vostre menzogne, ci avete inviato una missiva sulla base di falsi pretesti. Ti è mai capitato di essere onesto nella tua vita? Wow. Mea culpa, ma se davvero siete in grado di sconfiggerli, vuol dire che c'è una possibilità per tutti di sopravvivere in un'altra settimana. Vi chiedo, no, vi scongiuro, lasciate che combatta con voi. Sylvus Plate. Non so come si legge. Sylvus Plate. Boh, che vuoi fare, Tamarindo? Ti dirò, quel messaggio mi sembrava sospetto. Avevo il presentimento che fosse un altro dei tuoi trucchetti. Vorrei poter dire di essere sorpreso. Capisco. E io che pensavo che mi avreste perdonato. E cosa te l'ha fatto pensare? Perché mi ha scritto questo. Forse possiamo collaborare. Un piccolo assaggio della tua medicina. Speravo avresti abbassato la guardia e per una volta avresti detto la verità. Questo fa capire quanto male vi ho fatto. Un tempo, quando mi facevo chiamare Another, forse sembrava che sapessi quello che facevo, ma non avevo la più pallida idea. Non sapevo proprio niente, nemmeno cosa mi piacesse. Non potevo assumermi le responsabilità di nulla, perché non volevo sbagliarmi. Dire no è dannatamente più semplice di dire sì. Sai, è strano, ti lamenti sempre di tutto, ma quando arriva il momento di prendere una decisione di fare qualcosa, non è niente da dire. In ogni caso, pensavo che sarei stato al sicuro se fossi riuscito a ingannare tutti. E anche se qualcuno scopriva la verità, smetteva semplicemente di seguirmi e finiva il tutto lì. Non ho mai dovuto affrontare un fan deluso prima d'ora. E devo ammettere che non è il massimo. Beh, non vi darò più fastidio. Buona fortuna, Rindo, ci si vede. Motoi, aspetta. Sì? Voglio che ci aiuti. Dici davvero? Tamarindo? Sì, se dobbiamo affrontare Suzukichi, voglio poter contare su di lui. Sarebbe un onore. Forse sono più risoluto di quanto pensassi. Accidenti, non credevo che ne fossi capace. Ma come fai a essere sicuro che non ci giocherà altri scherzi? Beh, la possibilità c'è. Resta sempre un rifiuto umano. Ma anche un idiota come lui sa cosa c'è in gioco. Non morirà se perderete, ma resterà da solo contro i Ruinbreakers. E credo proprio che non gli piaccia l'idea. Quindi per una volta è davvero dalla nostra parte. Come faccio a essere sicuro che non si metterà col nemico, io? Dopo la figura che ha fatto ieri, nemmeno lui è talmente stupido da provarci di nuovo. E anche se lo facesse, i demoni sanno che non possono fidarsi di lui. Su questo hai ragione. Per questo hai lasciato che si unisse a noi, giusto, impavido leader? Più o meno. Rindo, grazie davvero. Qualsiasi cosa ti serva, ma lo farò. Puoi contare su di moi. Dio mio, vuoi che fare una cosa... Another? Smettila di parlare in questo modo. Vi dimostro che sono un uomo di parola, ho delle informazioni per voi. Uno dei miei compagni ha visto Suzukichi vicino a East. Non sto mettendo stavolta, lo giuro. Le informazioni condivise con i miei amigos sono certe. Certe. Credo che intenda che i suoi amici condividono le sue stesse informazioni. Che disastro capire che dice. Ok, beh, noi andiamo a vedere là se troviamo qualcosa. Perfetto, vi farò sapere se scopro altro. Tanto non mi fido di te io. E Suzukichi si trova qui? Oh, incredibile ma vero. Rindo, guarda, l'energumero in persona.
Avvisiamo Cannon che è ora di entrare in azione. Io ci penso io. Oh, scusami. Trovato. Ok, buona fortuna. Fatto. Que? Beh, aspetta, cosa? Dove è andato? Era qui un attimo fa, io. Perdere di vista l'obiettivo di questo momento è certamente un cattivo auspicio. Non preoccuparti, dobbiamo solo trovarlo di nuovo. E in fretta. Tsutsukichi ha dei poteri che non sono chiari al momento. È più che un semplice giocatore, secondo me. O condivide come noi dei poteri speciali. Troveremo Tsutsukichi? Oppure si è nascosto? Come fa un tipo così grosso a nascondersi? Non lo so, ma la vedo male. Meglio avvisare Cannon di cosa è successo. Salve pecorelle di Shibuya. È il vostro game master Shiba che vi parla. L'adrenalina è già alle stelle per il nostro ultimo giorno. Sembra che in cima all'edificio di Tokyo si sia scatenata una battaglia feroce. Sapete, tutti hanno qualcosa per cui giocare. Qualcuno vuole passare in testa, altri vogliono solo lasciare l'ultima posizione. Non vedo l'ora di vedere le scintille quando tutti voi affronterete i Windbreakers. E con questo addio. Quella battaglia sicuramente parlava di Cannon. E dove diavolo è Tsutsukichi? Chiediamo ancora una mano a Motoyo, ci serve tutto l'aiuto possibile. E ho comunque paura che non sia abbastanza. Non c'è tempo per la paura, andiamo. Dobbiamo tornare da Motoyo o lo chiamiamo? Wow, è lui! Lui chi? Tsutsukichi? Cosa? Tsutsukichi è proprio lì! Lì dove? All'incrocio pedonale! Ma allora che stiamo aspettando? Andate! Menalo, dalla schiena! Sparagli in testa! Tsutsukichi, ti prego non ti muovere, fatti ammazzare per una volta. Tanto io lo so che finiremo che dobbiamo tornare indietro nel tempo, anche sta giornata. Sicuro, sicuro, lo so. Que? Ma l'avevo appena proprio visto! Dove si sarà cacciato quel bestione? Eccomi qua! Ecco, sembra diretto a Tokyo Towers. A Tower Records. Va bene, muoviamoci. A Tokyo Towers. E questo demone messo qua? Lo sapevo che mi avrebbe fermato lui. Wow, non così in fretta, amico. Non farei il mio dovere se vi lasciassi gironzolare liberamente. Beh, allora parla. Qual è la missione? Oh, non c'è nessuna missione, amico. L'unica missione che avete è trovare un'altra strada. Mi sa che di qui non si passa. Ok, non facevi prima a chiuderla direttamente senza dirmi guarda non puoi passare di qua. Vediamo, ci bloccheranno anche questa strada? Sicuramente. Di qui non potete passare, teppistelli. Che c'è? È che la strada è chiusa, non ho missioni, tranquilli. A me invece sembra uno scherzo, io. Attenzione. Rumori. Oh, grandioso, rumori. Il fatto che ci bloccano la strada, nonostante non sia bloccata, e che in questo momento un rumore ci stia attaccando di nascosto, è sospetto, ovviamente. È claramente sospetto. Just keep it up, right? Stop right there! Oh yeah, we win! Vittoria facile, scusate il silenzio, ero concentrato totalmente a fare il 0% di danno. Scusatemi. Una spilla nuova. Secondo voi era una missione segreta o una roba del genere? Non credo, quel demone non si è mosso di un centimetro. Niente, ci tocca passare da un'altra parte. Bah, quello lì è proprio un idiota. Chi? Il Game Master, ovviamente. In ogni caso non perdiamoci in chiacchiere. Sì, giusto, andiamo. 5.000 yen, non che mi aspettassi qualcosa. Tsutsukichi è qui? Secondo me no, e ovviamente ci faranno passare da un'altra parte. Il che la cosa non mi sorprende, forse. Oh, un altro rumore.
rumore. Non pensate che ci lasceranno passare, vero? Uno sciame così grande, la vedo dura. Temevo una risposta del genere. Basta chiacchiere, combattiamo. Ma perché tanto non sono sorpreso? Comunque Shock è veramente caruccetta. Uno sciame grande, mamma mia. Che paura. Me la sto facendo addosso. Dove si nasconde? Eccoti. Pietrificalo, congelalo, fai qualcosa. Colpito in pieno, ti sta bene. Allora, l'orso è ancora vivo. Non per molto. Perfetto. E addio anche la ranocchietta. Addio pesce palla 1. Addio ranocchietta. E addio pesce palla numero 2. Forse, manca poco. Madonna mia. Congelamento e pietrificazione is back in town, baby. Mamma mia, che soddisfazione. Ulla! Un proiettile alla fine prima che morisse. Che stronzo. Vabbè, quanto abbiamo fatto? 4% di danno, vabbè, neanche niente di che. Ce l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo sbrigarci verso Tower Records. Sì. 5.000 yen. Eccoci qua. Ci faranno passare? Sì, perché non c'è nessuno a bloccarci. Altri rumori? Sì. Pare di sì, io. Sembra che i demoni ci abbiano preso di mira. Ciò spiegherebbe gli assalti incessanti dei rumori. Beh, possiamo tirarcene fuori soltanto in un modo. Facendo a botte. Tanto lo scontro con Suzuki ci finirà a merda, sicuro. Sicuro. We've got this in the bag. Ah, rinoceronte e pesci palla. Niente di cui dovermi preoccupare veramente. No, però c'è un camaleonte da qualche parte. Eccoti qua. Bravo. Rindo. Ah, speravo lo congelasse. Ecco fatto. No, dall'altra parte. Ancora vivo l'altro? Ottimo. È stato facile. Dovrei giocare in normale per ottenere probabilmente qualche spilla nuova da questi rumori che sono la prima volta che li vediamo, in teoria. Quello era l'ultimo, giusto? Credo di sì. Allora rimettiamoci sulle tracce di Suzukichi. Ma come troveremo quello lì? Non sarà difficile, diciamo che non passa proprio inosservato. Intanto vi sta sfuggendo da una bella oretta, secondo me, cioè nel gioco parlo. Eccolo, infatti. Ti prego, rimani fermo lì. Cos'è sta roba? Aria e lattina. Come fa a pesare 428 calorie sta schifezza? Va bene, Suzukichi, ti prego non muoverti più. Trovato. Finalmente. Eh? Ce ne avete messo di tempo, pedine. Quasi mi addormentavo a furia di aspettare. Da quant'è che è diventato così bravo a nascondersi? Non lo è mai stato. Cosa vuoi dire? Voglio dire che Shiba ha ordinato ai demoni di intralciarci mentre lo cercavamo. E perché mai? Per l'unica ragione per cui fa qualsiasi cosa: movimentare il gioco. Cosa potrebbe essere? Nel round bonus di oggi le gesta dei vari Beauties non sono bastate ad evitare la sconfitta. What? Impossibile! Ma così la squadra di Kanon non perderà tutti i punti. Anche se battessimo Suzuki ci resterebbe comunque all'ultimo posto. Niente ci garantisce che Lady Tsukumi non decida di farci fare la stessa fine. Yo! Ehi, l'hotelliera è pronta, non ditemi che non giocherete. È ora o mai più. A meno che... Tamarindo, non puoi tipo far tornare indietro il tempo. Non può fare cosa? A quanto pare la prima mossa aspetta a me. Si comincia, Twisters. Avanti, Tamarindo. È ora di sistemare le cose. Coordiniamo i nostri piani con Kanon e occupiamoci di Suzukichi.
Però l'ha fatto volente... Boh. Cioè l'ha fatto lui. Dobbiamo arrivare in fretta a Tsutsukichi. Però prima dobbiamo salire di sopra a fermare Kanon prima che crepi. Come saliamo là sopra? Ok, in che momento sono? Non lo so, ma la vedo male. Siamo appena arrivati al 104. Meglio avvisare Kanon di cosa è successo. Greetings, pecorelle di Shibuya. Quindi Tsutsukichi ha appena lasciato l'incrocio ed è diretto a Tower Records. Perciò se andiamo direttamente lì... Aspetta, no. I demoni stanno bloccando tutti gli accessi e la città pullula di rumori. Ci sarà qualcosa che possiamo fare? Accidenti. Ehi, Tamarind, hai sentito? Oh, certo, certo. Kanon è nei guai seri. Lo so, lo so. Sto cercando di elaborare un piano. Beh, conviene che ti sbrighi. Potrebbe non essere necessario. Avete viaggiato nel tempo, nobile Rindo. Sì. Anche se l'ultimo viaggio è andato malino. I demoni bloccavano quasi tutte le strade e continuavano a scagliarci addosso rumori ovunque andassimo. Quindi serve che i demoni non ci stiano addosso, giusto? Sì. Evitando tutte le battaglie, saremo a Tower Records in tempo per combattere contro Tsutsukichi. Quindi dici che riusciremo a seminarli se andiamo lassù. Lassù dove? Lì! Lassù, forse? Posso portarci lì se ci avviciniamo un po'. Aspetta, cosa? Tamarindo, non perderti in domande, facciamo come dice lei. Va bene. È il suo potere? Il teletrasporto? Dove doveva andare? Ok, siamo abbastanza vicini. Abbastanza vicini per cosa? Io? Una cosa che facevo quando ero ancora un demone. Credo di poterla ancora fare. Devo solo concentrarmi. Avvicinatevi, ragazzi. Ora voliamo. Voliamo? Teletrasportati con Shoka. Shoka può teletrasportarsi in posti segreti in città attraverso i portali che puoi trovare scansionando. Scansiona per localizzare un portale, avvicinati con la X. Si vola. È saltato in aria. Cacchio, gattina. Ci siamo forse teletrasportati. Non posso volare dove voglio, per la cronaca. Devo trovarmi il punto giusto per attivare la mia magia. Ma se c'è un portale riesco a sfruttarlo. Wow, forte. Allora, dite che abbiamo seminato i demoni. Guardate, io vado da quella parte. Pare proprio che ci abbiano persi di vista. Perfetto. Ora possiamo intercettare Tsutsukichi a Tower Records. Non è che c'è qualcosa di nascosto, vero? Wow, tutto questo in pratica è stato un mezzo tutorial per farci vedere l'abilità di... di Shoka e basta. Cioè, tornare indietro nel tempo ci serviva solo a questo. E rieccoci davanti a Tsutsukoso. Trovato. Ci siamo, è lui. Ce ne avete messo di tempo, pedine. Quasi mi addormentavo fuori da aspettare. Per fortuna ce l'abbiamo fatta. Ho sentito che avete ben due scarti dei demoni in squadra. Credo che sarà un combattimento interessante. Puoi dirlo forte, io. Facciamogli vedere di cosa siamo capaci. Ascoltate, non sprecate energie con lui. Aspetta. Cosa? Fretta ha detto ce l'abbiamo fatta, quindi prima non ci eravamo riusciti. Più o meno, già. Quindi sei tornato indietro nel tempo e hai sistemato le cose. Più o meno. È così che ho scoperto del combattimento tra te e Motoi. Quindi puoi tornare indietro nel tempo quando ti pare. È più tipo quando le cose si mettono davvero male. Ma è piuttosto limitato. È probabile che non potrò rifarlo oggi. Cosa? È un gran bel lasso nella manica? Hai ragione. Se i piccioncini hanno finito di tubare, possiamo tipo combattere questo tizio spaventoso qui davanti? Speriamo che vada tutto bene. Ok, ok, forza. Tanto abbiamo il ghiaccio, la terra. Abbiamo il ricarica la vita. Cioè, a sto giro, oh, se non lo sfondiamo proprio perché il gioco non vuole che lo sfondiamo. Certo, Tsutsukoso. A cosa sei debole? All'oscurità? Alla luce o a cos'altro, ciccio bello? Di già? Sei già in questa fase? Porca miseria. Quanto mi manca. Dicevo, quanto mi manca il nostro carissimo Minamimoto. Comunque credo sia debole al... alla luce. E prima di usare il colpo finale qui... voglio... Urca miseria! Qua eravamo già fuori range fin dall'inizio.
Aia, qua ero... Purtroppo già in animazione non avrei potuto evitarlo. Ah, sei debole al ghiaccio, ciccio bello. Non alla luce. Forse è debole anche alla luce. Ti stai potenziando mica male, ciccoso bello. Urca. No, i pugni no. How's that? Let's keep it going. Thanks, Maggie. Get a grip, yo. All right, we won. Fai schifo, Susukoso. Tanto non è finita. It's all right, I guess. Un giorno in meno. Carina, mi piace quella skin. Tanto non è finita. Dobbiamo combattere ancora. Frate, è come se le tue pedine fossero su un'altra hoteliera. Mi sa che siete riusciti a passare il primo posto. Credo di sì, ma non ci fermeremo qui. E questo cosa significa? Non ti preoccupare, bestione. Non avevi detto di essere stanco? Ti va un pisolino? Cosa state complottando? Non sono affari tuoi, frate. Terrò un ojo su Susukichi per voi. Perché ho il presentimento che potrebbe combinare qualche minchiata sto idiota. Perché ho sto brutto presentimento? E se provo a fare qualcosa, voi sarete i primi a saperlo. D'accordo, grazie. Affrettiamoci. L'hai sentita, Rindo? Sì, andiamo. Quindi? È probabile che oggi non lo vedrà. Vento maligno. Lancia una folata di vento, poi tira un calcio volante al bersaglio per attirare i nemici in aria ampia. Allora, questa è un R2. Cos'è sta figata? Affondo trafiggente. Cioè, sono degli affondi di tempo. E si evolve! Ma che figo! Probabilmente mi destabilizzerà tutti i tempismi. Però che figo! Questa invece... Ah, è un calcio... solito di vento, niente più niente meno. Vabbè, in realtà ci sta, ci sta da Dio. Ti dirò che sono contento della mia collezione di spille fino ad ora, perché ho ottenuto un sacco di roba buona. Purtroppo c'è questa disparità fra le spille che ottieni inizio gioco e le spille già alla seconda settimana che passano. Da spille che facevano 95, e vabbè, ci sta la prima spilla, ok? A spille che comunque fanno 600 o 879 al primo livello. Poi appunto c'è questa disparità. Alcune già al livello massimo 825, questa al primo livello 879. Lascia perdere che è una super spilla, ma vuol dire che una volta al massimo ed evoluta, ah no, questa non si evolverà, l'altra comunque arriverà almeno a 1000, cioè è tanto. Oh, un messaggio, di chi è? Ci siamo. In una lotta all'ultimo sangue a strago emerge vittoriosi Witch e Twisters. Mica male, eh? Tu invece? Chissà chi è? Attenzione pecorelle, il vostro game master che vi parla il colpo di scena avrà immaginato Witch e Twisters passano in testa. Ma sicuramente i Rumbaker non resteranno con le mani in mano, curiosità a sapere come finirà. Giocatore, il gioco non è ancora finito, voglio vedere il fuoco. E non ho avuto tempo di leggere perché i messaggi che vanno qua sono velocissimi. Come sarà lo scontro con Lady Tsugumi? Perché ovviamente dobbiamo combattere contro di lei. Ah, ci saliamo a piedi a questo giro? E io che pensavo avremmo usato di nuovo l'abilità di Shoka. Dovrebbero essere sul tetto, dove Beat ha affrontato Tsugumi. Forza Rindo, andiamo! Kano non resisterà a lungo. Lo so, andiamo. Perché quella faccia sciocca? Kanon! Rindi, Fret! Witch e Twister a vostro servizio! Appena in tempo! Witch e Twisters, detentori del primo posto. Sciocca, un demone. Bene, è ora di fare il lavoro di squadra. Per cominciare diamo una lezione a questa ragazzina. In questo modo il leader arriverà di corsa. Come no. Che faccia inquietante. Non farti intimidire, boss. Non vedo l'ora di affrontarti di nuovo, io. Stavolta le cose andranno in modo diverso. Non dirmi che vuole evocare di nuovo quel grizzly gigante. Nah, quello è un porcello, io credo proprio di averlo già visto da qualche parte. Forse nella vetrina di gatto, visto che è la loro mascotte. Ed è un gatto, non un porcello. Che vetrina? Gatto nero, ovvio. Bene, mistero risolto. Pronti per il secondo round, Tamarindo? Sì, ma usiamo il cervello. Dobbiamo risparmiare le forze per il terzo round.
risparmiare le forze. Come se a fine battaglia ogni volta non ci ricaricassimo, tesoro. Tanto il boss non si farà vedere, sicuro. Ma guarda un po', dei gattini. Di nuovo il gattone gigante. È il mega maiale. Il mega maiale. Credo che in questo momento Shoka... Mac, è lo Zawardo! Che cosa hai tirato fuori? Che cosa hai tirato fuori? Lo Zawardo, Dio mio! Perfetto, così ci ricarichiamo. Evitato. Facile facile proprio. Quanto sta durando sto attacco? Beccati questo. Cosa? Ah, ok, no, pensavo che si fosse mossa la torre, invece è la solita prospettiva. Mi dispiace per te, ma il tuo porcellino gigante è affetto dai miei colpi terreni. E soprattutto quando sei così grosso sei facile da colpire coi bersagli. Oh, ancora? Attacco ad area? Ma se mi metto qua? Sì, mi colpisce. Perfetto, è stato facile. Aia, e che palle! Con chi credi di avere a chi credere? E l'ho detto apposta. Vittoria! Io continuo. Montante di Sanber. Il colpo di Nagi è ottimo, ma non collabora con la spada, perché la respinta poi non va a compiere con la spada. Wow, ce l'abbiamo fatta. E dato che i Rimbreakers hanno perso contro la squadra in testa, questo significa che ora si trovano all'ultimo posto. Ma non siamo ancora fuori dal pericolo. Già, dobbiamo ancora aspettare che si faccia vivo il leader. Quanto credi che dovremmo aspettare? Non molto. Se non si muovono in fretta verranno cancellati. Hai ragione, dovranno fare qualcosa prima o poi. Detto questo, non abbiamo ancora notizie della loro sconfitta. Eccolo. Aspetta, no, è Motoi. Tutto qui? No! Lei si sta incazzando e sicuramente si è incazzata anche su Tsukichi. Attenti! Tsugumi è... Ah no, era lei. Non ancora. Non ancora. Cosa le sta succedendo? Sta usando uno psico. Non sembra neanche umana. Finalmente fa vedere chi è veramente, eh? A quanto pare non ha intenzione di gettare la spugna. Rindo, concentrati amico. Giusto. Non è solo una ragazzina. Io devi stare in guardia per questo combattimento. Siamo sicuri che non combattere non sia un'opzione?
Non possiamo ritornare indietro, vero? No, oggi no. Ok, stavolta è davvero ora o mai più. A tutta forza! L'avete sentita? Andiamo! Quindi è un mega rumore. Si è trasformata come faceva Minamimoto e gli altri demoni. Giusto? Oh. Carino, è un cigno, credo. Credo sia un cigno. Cosa è successo? Fermala. Sono morto. Tokyo Tomare. Madonna. C'ha lo stand veramente. Ma io scherzavo con lo Zawardo. Come faccio a liberarmi? Ma come mi libero? Comunque dobbiamo riuscire a sfruttare di nuovo lo Zawardo, veramente. O comunque bloccarla nel ghiaccio, nella roccia. Va bene qualsiasi cosa. No, no, ci vedi benissimo, fidati. Porca miseria. Ma va. I can't see nothing. What are we supposed to do now? We've got to get over to her. È un bel combattimento. Beccati lo Zawardo. Lo so che forse dovrei puntare più al 300%, però lo Zawardo, guarda che danno che ha combinato adesso. Dio mio. She's splitting up again. Which means more abundant barrages. Perfetto, bloccala. Damn. Shit, whack, yo. Credo di aver appena trovato una delle spille o comunque uno degli elementi più broken del gioco. Lo stopga di Kingdom Hearts 1. Vabbè che è sempre Square Enix, eh. Sconfitta? No, credo ci voglia l'ultimo attacco. Dio mio. Esatto. Avoid un paio di palle. Io combatto fino alla fine, tesoro. Dio mio. Lo Zawardo c'è in sto gioco, è terribile. È terribile. It's all right, quella spilla è fantastica. E quello è sicuramente un'altra catena. She's down. È a terra. Not yet. Just give it up already. You can barely even move and your bodyguard's not coming. If you want help, call your leader. Huh? Oh, the ruin bringers burned brightly all week, but their flame has been snuffed out. That's what happens when you lose to the top team. You fall into dead last. Not yet. Not yet. Adesso uccide Cannon. It's over. Cos'era? Greetings, sheeple. You must be warmed up after that white hot fight. Ah, erano i simboli, qualcuno si avvicinava, ok. Sheba, the game master? The ruin bringers haven't been raked over the coals like this since the game began. To think they'd lose all their points on the final day. This week has been one for the books indeed. And it ain't over yet. We got one last mess to clean up.
Oh yes, the Ruin Bringers' leader. I'm afraid you might want to cool your jets, though. I'm not quite ready to end the fun just yet. Cioè? Huh. If the Ruin Bringers don't bring the heat, then they'll be stuck all the way down in last place. And if you lot end up winning, the game as we know it will be done for good. Stai barando, Shiba, e lo sai. So I apologize. But today is not going to be your lucky day. I rumori quelli grigi. Eh sì, sono i rumori grigi dell'altra volta, quelli che non potevamo colpire. Allow me to reintroduce myself. I am your illustrious game master. The Ruin Bringers leader. The one and only Shiva Miyakazu. Era palese che ci avessero qualcuno all'interno. Era palese. Era palesissimo. All this time it was you. Oh Cristo santo. Of course it was. What? So the Ruin Bringers are a bunch of reapers. All of them. Kind of saw that coming. Had a hunch. Ottimo. When that girl got all freaky on us back there. You knew, didn't you? I mean, yeah. Thanks for passing on all that intel, Shoka. You were spying for him? And how? I learned all sorts of juicy details about your leader. Something felt off since last week, but I couldn't tell what. And here you've been fiddling with the time-space continuum. So that's why you were so interested in my powers. As I understand it, you can only use your powers once per day, which you've already done. E se adesso lo sblocchiamo il potenziale nascosto? Yo! Don't tell me I'm late to the party. Comunque dai, era palese che avessero poteri demoniaci, si trasformavano. Rindo. Motoi. Sorry. I tried to hold him back. He recovered all his strength. Just like that. It's like he's not even human! Perché non lo è? Suzukichi, burning bright as ever, I see. You betcha! Huh, but we just wiped the floor with you. Reapers don't simply fizzle out like tiny tea lights. If you wish to erase one, you must deliver the final blow. Knock, knock! Day's coming to an end here, boss. Gonna need you to wrap things up pretty quick. Damn it. Forse l'unico che pensavo fosse sincero nel gioco non è forse... No, beh, in realtà non ha detto niente di strano, eh? Sound good, Rindo? I promise, I'll make next week's game the hottest one you've ever seen. I won't force you to acquiesce, of course. Sai cosa? I hate to say it, but this week's a per quanto non mi stia dispiacendo, a livello di storia il primo è migliore. We were this a livello di storia il primo racconta una storia migliore. Ogni settimana sono tre storie totalmente distaccate tra di loro e sono bellissime. Qua non vedo molto distacco tra una settimana e l'altra. Win. You'll pay for this. And that's a wrap. In a stunning and unexpected upset, the Ruin Bringers win, earning a slew of points that sends them soaring to the top of the table once again. Which means our new big losers of the week are... I Pure Heart. The Pure Hearts. But sir... What a pity, amigo. Amigo. I had such high hopes. The game won't be the same without you. No, please. This can't be happening.
I was destined for greatness. Quello no, mi dispiace. And it pains me to see you go. But as you know, this game's full of surprises. Sure. Goodbye. You understand. And with that, I bid you adieu. Ok. Bella scena questa. Questa mi è piaciuta. Well, congratulations, yada yada yada. So, what are you wishing for this time? Andare avanti ancora una settimana. To keep playing. Oh, and Shoka, do not fear. All has been forgiven. You may rejoin the Reapers. Shoki, no! Shoka, è stato bello. Anche per un solo giorno avere un personaggio in più. What are you waiting for? Just go! Not like you are really with us anyway! You'll be erased, darling. Please. I'm not going. What? I said, I'm not going! Come to your senses this instant. I can't. Il motivo? I won't let you destroy Shibuya! Oh, e finalmente qualcuno l'ha detto. E che cazzo? Are my ears playing tricks on me? Don't think so. I thought those slime balls came to us because they needed a new home. But they've been plotting to destroy ours this whole time. Wouldn't put it past them. Bet they had a hand in Shinjuku's downfall too. E poi sarebbero passati alla prossima città. Yeah. What's done is done. What's this? Don't tell me flames of love have kindled in your heart for this worthless city? Oh, don't you dare talk shit about my turf, yo. But it's true. Our move from Shinjuku was a decided downgrade. E allora perché non ci sei rimasto? Ally with them if you must. But if you do, we won't hold back. Neither will I. Darling! Enough. She's made her choice. I dare say this next game will be our most exciting one yet. Sparks will fly. La prossima settimana sarà tutti i giorni contro un boss diverso. Quanto ci fai? Wicked Twisters! And Varia Beauties! This is your last chance to impress me and save Shibuya from erasure. Best of luck to you both, and with that, I bid you adieu. Here we go again. La butto già lì. All'inizio della prossima settimana, la prima cosa che inizieranno a discutere saranno con Shoka del perché è rimasta con noi e del perché ci abbia tradito all'inizio. 3 punti amicizia. Il social è stato aggiornato. Basta, solo lui? Oh no, così non va. Sei in condizioni pietose. Ci penserà la principessa Coco. Ma dobbiamo muoverci in fretta, il tempo stringe. Wow, che batosta. Sembra che dovrei stare lì ancora per un po'. Al momento tutti parlano degli strani avvenimenti a Shibuya. Pensi di farcela? Vuoi che venga con te? Cioè, hai ragione. Ma mi preoccupo lo stesso. So this is it. The end of Shibuya. No, I can't. I won't let this happen. Più che altro, queste stesse visioni le aveva anche Neku. È quello che non capisco.